questo video là mi raccomando iscriviti anche tu per scritto. Per settimane. Per fortuna, ecco, vi aggiorno anche che non ho più il Covid e che sono andato là a scricchiognola. E mi sono divertito poi vederti il video. Grazie a tutti per il supporto. Io volevo anche dire che prossimamente pescherò anche a feeder, ovvero con una gabbietta, in sostanza esattamente simili a queste. Queste qua. Una gabbietta quindi per pescare le scatole ovviamente a cicognola e insomma di fare un altro tipo di video diverso dal method feeder o dal wire o dallo specialist e è una pesca divertente, non semplicissima perché i pesci non sono grossissimi, però devo prendere con le gabbiette, perché questo qua da 50 grammi è troppo, da 20-30 grammi è perfetto, 25. E userò questa postura. Allora, questa postura con la Gold Medal della Tubertini gialla, brown carp carasso, quindi insomma direi che spero che vada bene, ecco. Non l'ho mai provata. Se qualcuno si può bagnarla mi faccio sapere, ecco, in modo che è meglio sapere come si bagna, altrimenti si può anche mettere un po' di acqua e si mescola. Ok, detto questo niente. Nei prossimi giorni andrò ancora a pescare per fare ancora un paio di video giusto per stare un po' coperto e mi raccomando ovviamente iscriviti al canale YouTube Pescate se non l'hai ancora fatto e commenta, soprattutto commentate anche. Vedo che ci sono molti spettatori di ritorno, quindi se sei un nuovo spettatore assicurati di essere iscritto e iscriviti al canale per aiutarmi sempre a crescere sempre di più. Ho avanzato il pellet che non l'ho. Ho trovato un video tutorial su come riutilizzare il pellet usato nei tutorial, quindi nella playlist tutorial, guardate, e non l'ho messo nel microonde perché comunque l'ho lasciato fuori, fa ancora abbastanza caldo e devo dire che è diventato duro, quindi lo riutilizzerò la prossima volta. Qua è un po' tutto, forse questa parte così lo voglio vedere. Qua tengo un po' tutto, mulinelli che poi andranno anche riempiti con il filo, sono due quindi prossimamente mai due canne nuove. Niente, direi posso concludere questo video vlog un po' breve, però spero che comunque vi piacciono e per tenervi aggiornati un po' su tutto quello che faccio durante la settimana di pesca, ovviamente, e sono anche pronto per pescare. Inverno, ho già tutto e non vedo l'ora di tornare sempre in pesca. Guardate i podcast, mi trovate su Spotify con il podcast Pod Pesca Ita, ascoltateli, seguitemi su Instagram pesca.ita e iscriviti anche a YouTube Pesca Ita. Al prossimo video vlog.